Il suo nominativo è stato sorteggiato per il comitato Altra Proposta nella lista giudici per il Consiglio Superiore della Magistratura. Il giudice Veronica Vaccaro ha accettato la candidatura e sarà in lizza nel Collegio 4 che raggruppa Sicilia, Puglia, Basilicata e Calabria. Da quasi 20 anni è in servizio in tribunale, dove è arrivata nel 2003. Per 13 anni ha svolto funzioni giudicanti nella sezione penale anche come GIP e GUP. Dal 2017 è poi passata alla sezione civile, soprattutto in materia di Stato e capacità delle persone, dove in appena 5 anni ha definito oltre 3.560 procedimenti. Adesso arriva la scommessa al CSM, un'opportunità che la Vaccaro ha deciso di cogliere al volo. Per me è un'occasione per fare qualcosa per la magistratura italiana. Alla luce della mia esperienza gelese, un ventennio di problemi, soprattutto in termini di carichi di lavoro che ho vissuto in prima persona. C'è la volontà anche di scardinare un po' il sistema, tra virgolette, politico delle elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura legato alle correnti che spesso hanno fatto del male alla magistratura in se stessa? Sì, il Comitato Altra Proposta nasce proprio con questo spirito di portare al Consiglio Superiore magistrati veramente indipendenti, che siano estranei alle logiche delle correnti. E proprio perché i candidati sorteggiati non hanno debiti politici, tra virgolette, quindi sono liberi e indipendenti e garantiscono imparzialità una volta eletti nell'esercizio delle funzioni a quali saranno preposti una volta eletti. Dottoressa, lei ha vissuto la realtà di Gela negli anni forse peggiori della città, il tribunale di periferia, come tanti tribunali di periferia subiscono dei carichi di lavoro enormi, piante organiche che non vengono rinnovate, magistrati che arrivano giovanissimi e vanno via quasi immediatamente, sono tutte problematiche che porterà eventualmente sul tavolo del CSM? Certamente. Ora la riforma Cartabia parla di carichi attesi anziché carichi esigibili in tema di progetti di gestione, che lasciano al singolo capo dell'ufficio la discrezionalità nell'individuazione dei carichi di lavoro appunto attesi. In realtà bisognerebbe lavorare sulla individuazione di un carico unico di lavoro nazionale, e cioè prestazioni omogenee di lavoro che siano individuate in base a criteri non solo quantitativi ma anche qualitativi, che tengano conto della complessità dei fascicoli, appunto il peso. Questo naturalmente comporterà una sollecitazione del Ministero, una volta individuato il carico unico di lavoro nazionale che potrà essere richiesto a ciascun magistrato, e quindi comporterà una sollecitazione del Ministero della Giustizia alla revisione delle piante organiche in base agli effettivi flussi.